Oh, eccoci qua. Ciao a tutti. Ciao. Cos'è? Domenico, sei mutato, credo. Prova un po'. Sì, sì, è uno squalo. Ah, uno squalo. Gli squali stanno arrivando. Stanno arrivando, stanno arrivando. Buonasera, ciao a tutti. Aspettate che c'è anche Victorone. Ciao, Victor. Ciao. Buonasera. Domenico, ci siamo visti praticamente ieri l'altro. Non mi ricordo, già più. Ieri. Siamo visti ieri di persona, non ci si vedeva di persona da quanto? 1000 anni? No, un miliardo. No, guarda che l'ultima volta ci siamo visti a casa tua, a febbraio del 2020. Ma quando sei venuto a fare la maratona? Che ti sei addormentato? Esatto, che per la maratona. Prima, esatto, quando mi sono... No, non stavo dormendo. Ah, le visioni. Stavo avendo delle... Le visioni, era una visione che stavo avendo. Chiaramente, ero in trance. Vabbè, cazzo, gli omini verdi, cos'è gli omini blu, cos'è che vedevi? Bellissima cosa. Le cimici, Babbo Natale con il braccio tatuato. Ma è che stato ieri? No, la guerra delle formiche, ho visto, era incredibile. Se avete presente quella fase in cui te sei sveglio, ma in realtà sei in dormiveglia, sì. Cioè sei sveglio, ma in realtà in realtà stai andando nel mondo dei sogni a occhi aperti. Lui c'aveva delle visioni allucinanti, però continuava a parlare con la chat di queste sue visioni, poi tornava dal mondo dei morti, riportava ai plebei cosa aveva visto per poi tornare ad ascendere e capire che cosa vedeva al di là, insomma, al di là del mondo. Meno male non hai detto cose bannabili, ti immagini? Sì, nel dormiveglia, mamma mia, meno male, grazie Kimi. Questo non accade perché sono sempre molto pudico anche nei sogni, ma sai che io tipo non ho mai sognato di fare sesso. Perché? Che strano. Non lo so. Mai sognato? No, io qualche volta sì. Non sempre, però qualche volta sì. Intanto capita. Mai, da ragazzino comunque... anche, da ragazzino. Mai. Grazie, mai Kishin. Io spesso mi sveglio proprio, cioè sogno la parte prima, ma quando sei lì mi sveglio. Ma okay. E l'interpretazione di questa cosa qual è? Che ne faccio? Secondo me perché allora... sono talmente tanto arrapato che mi sveglio con la palla cicciata del materasso, però vabbè. Bene. Paura di fare il buco nel materasso, forse? No, ti dà fastidio, quindi ti svegli, capito? Ho capito. A me è capitato più volte, non è una cosa rara, anzi, ma è una cosa comunissima e strana. Secondo me non te lo ricordi, ma chiaramente... È probabile che è una di quelle cose, sai, a livello inconscio, che arriva nella fase REM, quando stai per svegliarti, che non ricordi. Però, cioè, no, che io mi ricordi un sogno del genere, mai successo. Strano, non l'avrei mai detto. Poi da uno come te, insomma, non... squali sempre. Bravo, esatto. No, forse perché troppo nella vita vera e quindi nei sogni, diciamo. Vabbè. Comunque, noi... Grazie, Fraizio. Sì, ma sogno cose che non faccio, capivi? Oppure fai troppe cose RL che non hai, cioè non hai più niente da sognare. Hai già fatto tutto nella vita di tutti i giorni e quindi sarebbe noioso sognare di fare sesso, dato che... sei un toro, praticamente, un vero toro, sei sempre stato. Va bene, non esageriamo adesso, queste sono storie vecchie, sono storie ormai come mi vedi, non lo vedo, sono anche vestito di bianco, sono proprio... Vabbè, però puoi essere anche un vero toro con la tua ragazza, cosa c'è in casa, non è che storie vecchie, necessariamente quando beccavi le fiannastrelle, la cartucciera, scusami. Esatto. Sì, no, comunque è verissimo. Non si lamenta cosa, la mia fidanzata. Invece tipo sogni ricorrenti ce n'avete? Io se vi racconto un mio sogno, ragazzi, vi cacate addosso. Spiega. Allora, praticamente sogno... Ma è ricorrente? Sì. Ok. Allora, io sono tipo in una landa desolata di sera, ok? C'è un uomo sotto un albero che osserva una bambina che prende sassi e fiori e li mette in una cesta. Io sto lì tipo a proteggere questa bambina. Quest'uomo arriva, cerca di rapirla, io la prendo sotto il braccio, corro ed entro in questa città. È tipo una città messicana coloratissima con una festa di paese, tutte le luci, frutta, eccetera. E saltiamo da banco in banco fino a poi uscire fuori dal paese e c'è una piccola grotta dove entro dentro, per dire, mo gli tendo una guada a questo, faccio fuori. Però una volta che entro dentro è un posto fantascientifico. C'è un tappeto rosso ovunque e delle stanze bianche con dentro tanti giocattoli, tanti tipi diversi di giocattoli. Entro in una di queste e c'è un automa, letteralmente, che mi parla. È un bambino in realtà, sembra tipo Pinocchio, che mi parla e dice: adesso cosa pensi di aver
risolto. Arriva poi questo tizio che ci stava inseguendo, gli faccio l'agguato, lo picchio e gli do tanti, veramente tanti di quei cazzotti che rimane soltanto, sai, tipo il buco nella testa, no? Proprio poltiglia. Vabbè, per lentissimo. Terra, okay? E di nuovo questo bambino mi dice: "E adesso hai risolto qualcosa?" Gli do un cazzottone, si spacca proprio, è tipo di porcellana. Ok, si spacca questo bambino automa, no. cadono gli occhi a terra che dribblano, guardano in alto, mi guardano me fisso, e la bambina continua a collezionare cose, prende altri giocattoli, pupazzi che stanno dentro sta stanza. Fine del sogno, oh, ragazzi. Ma sal. Chissà che cosa sogna David Rubino. No, non mi ricordo che era entrato. Ero concentrato sul gelatino. Pensavo stessi facendo la gag io. No, mi ero accorto proprio perché c'avevo le cuffie lontane e mi sono accorto quando sentivo Rubino. Il grande Dampei Rubino. Cioè, proprio là, guardavi la preda, era lì così concentrato. Bravo. Ma poi cos'è tu? Il cattivo. Cos'è quel gelato lì? Tutto sembra fluorescente. Cos'è? È tipo i frutti del bosco. Ah, ecco perché. Sembra buono. Erzovero. Quei ghiaccioli cremosi, però. Tipo. Bravo. Erzovero. Cremoso. Erzovero. È una specie. E quindi finisce così. Cave? Sì, finisce così. Finisce così con la bambina che continua a collezionare giocattoli. Gli occhi di questo che mi guardano. Il tizio morto a terra. E la cosa più assurda è che il tizio morto a terra. Sembro io vecchio con i capelli dietro più lunghi bianchi, praticamente. Okay. Ma questo è il plot twist incredibile del sogno. Ma cosa pensi di aver risolto? Niente. La sua domanda. Ma questo è, no, io... è pane per i terapisti, sta roba. No, io non dormo mai. Io sogno sempre. Non penso di aver mai dormito. Io sogno e basta. No, io invece sogno molte volte, molto spesso, la maturità. Cioè, il fatto di sostenere di nuovo la maturità. Ormai sono passati anni, quindi... Eppure okay. Mi fa sempre ancora paura questa idea. O sogno un compito o la maturità. Mi dà veramente super fastidio questa cosa, perché mi sembra di tornare a quelle ansie tra... Perché io, cioè, ok, sì, che bello, poi lo ricorderai con affetto il periodo della maturità. Per qualche cosa sì, ma per qualche cosa proprio zero. Cioè, sono contento di vivere la maturità, la maturità vera, la vita adulta, ecco. Non ho così tanti rimpianti, però, insomma... Sono contento di essere uscito. Ma sogni la maturità non fa mai il crossover. Nel senso, io quando mi sogno la scuola, spesso e volentieri, poi durante il sogno a un certo punto dico: ma che cazzo ci faccio a scuola? Cioè, è come se realizzassi che non torna questa cosa lì, sono avanti e faccio altre cose. Te proprio la vivi proprio 100% come maturità. RP, cioè io sono dentro la maturità e mi sembra di essere tornato a 18 anni, 19 anni. Sì. Io ho fatto un sogno un po' particolare sti giorni. C'è presente quei film che quando uno si risveglia fa tipo... Boia, si guarda tutto intorno. La voglia, sì. Ho fatto un sogno particolare. Ho chiamato la ragazza mia, perché praticamente dentro... un incubo più che altro. Io stavo legato al letto e c'era questa persona col cappuccio nero che mi girava intorno e io non mi potevo muovere, non riuscivo a muovermi. Però non, ero inerme, non facevo nulla. A un certo punto questo si è scagliato su di me e mi ha cominciato a prendere a coltellate. E io poi mi sono svegliato di colpo e mi faceva male il petto. È mai successo? È una paralisi del sonno, fra. Non è un sogno, è una paralisi del sonno. Fa il riso. Sì, anche secondo me è una paralisi, però che ti svegli col dolore... Ma tutto a posto? Sì, erano slabbrate le cuffie. Ah, ok, vabbè, cioè, sembrava che ti fossi slabbrato te, però... No, ciao a tutti, ciao. Ciao, Matt. Ciao Domè, ciao Vic, ciao a tutti. Capitano! E quindi poi alla fine com'è finito? Cioè, che ti sei svegliato il dolore al petto e basta? C'avevo il dolore al petto, sì, ma forte ce l'avevo. Ma quella mi sa che è una paralisi veramente, ragione Domenico. Sì, però quando ti svegli è molto strano appunto provare anche il dolore, perché... La paralisi del sonno te lo fa, sto scherzo qua, minchia. Fa malissimo la paralisi del sonno. Ti svegli che ti sembra che hanno tirato i cazzotti in petto. O magari ti eri addormentato male. Matrix.
Sì, è. No, la mente non esiste, non sopravvive senza il corpo, è il contrario. Quindi ce la fa. Ma noi si stava parlando, però è successo tipo un sogno che vi siete trombati uno o qualcosa. Se ne parlava prima, Domenico non ha mai sognato sesso. Victor, vabbè, ne parliamo nemmeno. Victor, diciamo che secondo me ne ha sognato. Vabbè, ma è normale. Sì, sì. A me è capitato, però non così spesso. Ma non tutte le notti, però. No, io invece ho avuto un sogno ricorrente per anni, ma l'avrò fatto, ma non esagero, ma centinaia di volte, sempre uguale. E praticamente, sì, infatti non mi è mai più successo. Lo faccio ancora ogni tanto, ma meno. Però c'è stato un periodo in cui ogni sera, ogni notte sognavo quello. Praticamente io andavo in ascensore, ok? Che l'ascensore del mio palazzo, del primo palazzo in cui ho abitato, ci ho abitato 25 anni, erano quelli con le porticine che si aprivano. Madonna, okay. Ci sono ancora in giro. Sì, ma del tipo che mentre salivi, se tu prendevi la porta faceva trarara, cioè si muoveva. L'ascensore del cerbero. Sì, se tu aprivi si bloccava l'ascensore. Fermano, sì, c'hanno due spinotti in cima. Esattamente. E io sognavo ogni volta di essere in questo ascensore con questo tizio con un cappello nero che mi guardava torvo, tipo era tipo il giudice Morton di Cyber Rabbit. Mi sta squagliando. Esattamente. E a un certo punto cosa succedeva? Che l'ascensore proprio, ma in un lampo, cadeva giù e praticamente io era come se morissi, e poi a un certo punto tipo all'improvviso vedessi la scena là di fuori e si vedeva l'ascensore che cadeva e rimaneva una sorta di pilastro, ok, con delle scritte al posto dell'ascensore. Madonna. Non mi ricordo le scritte gialle. Cazzo. L'ho fatto io per un sacco di tempo, non prendevo più gli ascensori. Perché a un certo punto ho detto, secondo me cioè, paranoia, sì. C'ho anch'io un sogno ricorrente con gli ascensori che mi ci ha fatto pensare, che però è una roba fastidiosissima. Praticamente è un ascensore orizzontale, cioè che si prende solamente da sdraiati, ti ci butti dentro così da sdraiato. Una bara. Io pensavo che si muovesse orizzontalmente. No, cioè che ti ci metti orizzontalmente e praticamente fa un percorso tipo montagna russa, però non su binari uniti, cioè a un certo punto ti fa dei salti dove vai nel vuoto e ti aggancia un altro binario, e questa roba qua mi fa sempre paura e la faccio spesso purtroppo, questa roba della Willy Wonka tipo quando esce l'ascensore di cristallo, il grande ascensore di cristallo è una specie. Mamma mia, sono più carrelli della Gringot di Harry Potter che volavano e si agganciavano. Oh, è vero, bravo Vic, bravissimo, è vero. Anche tanti sogni relativi agli anime, tipo combattimenti alla Dragon Ball, proprio così. Ah sì? Un mio amico riesce a fare i sogni lucidi, non so se sapete cosa sono, praticamente tramite allenamento riesce a prendere controllo del sogno e fare quello che vuoi dentro il sogno. Essendo però cosciente, ci vuole allenamento, era una roba abbastanza difficile. E lui mi racconta che a volte fa i combattimenti potenti così, ma perché decide di farli? Perché riesce a controllare appunto il sogno. Che culo, cioè bellissimo! Grande. Sì, può fare quello che vuole. Anche a me ogni tanto è capitato di controllare il sogno, però non è una cosa così facile, non è comune, devi avere grande forza di volontà, secondo me. E poi non è sai cosa? Io mai. Siccome lo puoi controllare quando fai un sogno veramente brutto, ti accorgi che è un incubo, ok? Però non sei proprio sveglio, ti sei accorto che è un sogno, allora da quel punto lì lo riesci a controllare. Devi essere in quella linea tra realtà e sogno, cioè accorgiti che sei nella realtà, però allo stesso tempo devi cercare di vivere il sogno, cioè essere appeso a tutte e due le realtà. È bella tosta. Cioè, talmente brutto che ti sveglia e però te dici vaffanculo, ci sto ancora dentro. Vabbè, è bello, cioè bello quando fa sogni tremendi di paura, ti svegli e poi ti riaddormenti e lo ripigli, cioè ma che palle. Mamma mia, quando ripigli i sogni che palle. Secondo me il cervello è rimasto, è perché il cervello rimane in quel... è che secondo me appunto ci pensi talmente tanto che quando ti addormenti lo ripigli il sogno. Ecco, la roba lì, guarda che è strana, i sogni a pezzi, e poi magari quando fai un sogno bello e vuoi ripigliarlo, ti concentri sul ripigliarlo, non lo ripigli mai. Vai a palle. No, oppure quando fai un sogno bellissimo, ti svegli e inizia la giornata incazzata perché hai capito che era un sogno. Mamma mia, bravo anche quello. Questo non è mai successo. Ma anche quando vi piace, avete mai sognato che vi piace una? Cioè che nel sogno c'è una ti innamori forti veri, cioè anche questa tipo la ragazza col vestito rosso di Matrix.
Ecco, io, a me è capitato con shampoo una volta. Boia, che figo. Sì, sì, sì. Sì. E beh, è capitato, era inquietantissimo. Inquietantissimo. Ma diventava anche gatta? Fa il pe- da lì che no, ti piace. No, no, aspetta, quello aspetta, no, non penso. Domanda, non penso. Domanda. Te la vedevi come se fosse reale o la vedevi versione manga ancora? Lo sai che non me lo ricordo? Lo sai, forse una via, perché... una via di mezzo era una roba. Perché in cui ganza questa cosa lì. Era in cel shading. Era in cel shading, esatto, sì. Era tipo Spider-Man Into the Spider-Verse, un misto, un grande misto. Esatto. Okay. Ecco, invece da piccoli, quando eravate alle elementari medie, vi è mai capitato di sognare una roba tipo, che cazzo ne so, delle carte dei Pokémon, delle Magic, delle robe che volevate talmente tanto che le sognavate di avercele? Vabbè, quello allora, grazie Ricche, carte, Marco Ratti. Te lo vado a prendere quello che sognavo, aspetta. Vai. Con le carte no, ma con le micro machine sì. Con le micro machines. Ve lo ricordate tipo... il set, scusa, quello fighissimo, che era praticamente un carro armato gigantesco che si apriva e diventava una città? Il furgone, il furgone. Esatto, io volevo per forza quello. Io volevo per forza quello e mi sognavo che ci giocavo, perché non ce l'ho mai avuto. Io l'unica cosa che mi sono sognato delle carte, mi ricordo... Al camp. Bastardo, sei un bastardo. Io avevo l'aquila nera, Dario. Io delle carte mi sognai, Charizard, e poi ho trovato, ancora mi ricordo. Non lo trovo più. C'ho proprio la prima edizione dei Pokémon, però chissà dove sta, lasciata perché... Un'altra cosa che mi faceva super incazzare è che non c'avevo e non ci ho mai avuto i robot dei Power Ranger. Ah, il Megazord! Mi garbavano troppissimo, cazzo. E se non sbaglio erano i vari pezzi che poi tu potevi assemblare e fare il... Sì. Megazord. Bellissimo. Bellissimo. Grazie Furetto, cazzo. Grazie che Katsuiti a 98 e Tanas. Ma dove è andato domenica a prenderlo? Ma dove ce l'ha? In cantina. Grazie. No, è andato in un'altra casa. E te invece, Ship? No, ti è mai abitato? Devo da con i giochi così mi colli in fallo. Perché sogno tanto, appunto, anche cose parecchio... con elementi reali, tipo dal lavoro alla serata fuori, persone eccetera, però così con questa cosa qui non te lo so di, al momento mi sfugge. Dome. Beh, quello sì, Dome, guarda qui. È la mosca. Capita, la mosca. Di Max, questa qua. Esatto, è la mosca di Mighty Max. Ce l'aveva un mio amico che viveva qua nella mia stessa strada e me la faceva vedere sempre per farmi rosicare, no? Diceva guarda che c'ho fino a quando un giorno non gliel'ho proprio rubata. No! E poi basta, ma per scherzo. Eravamo bambini. Ma è quella? No, perché quella là poi la mamma telefonò a mia mamma e disse: ma forse tuo figlio se l'è portato a casa per sbaglio? Disse mia mamma: sì, per sbaglio, proprio per sbaglio. Boom! E io andai a riportargliela proprio grondante sangue. Però era bellissimo. Poi me la sono ricomprata per fatti miei da grande, insomma, divertentissimo. Beh, figa. Questo me lo sognavo perché lo volevo. Ma di Max era veramente una roba di giocattoli ganza, secondo me. Cioè, era un brand. Sì, mi piaceva molto. Era le Polly Pocket per di Max. Sì, ma anche le Polly Pocket non era male, erano bellini. Erano dei mini diorama molto carini, secondo me. Grazie a Shanna, Jack Jove. Alcuni erano grossi, tipo l'Isola del Drago, il Grande Magus. Ce n'erano tanti belli di Mighty Max. C'era anche il cartone di Mighty Max. Sì. Perché, vabbè. Probabilmente è proprio il classico cartone che è stato fatto per Ben DeJoato. Sì, come Fabbrica dei Mostri, Action Man, tutto. Beh, anche Transformers. Non so se vi ricordate Max Steel, che era la risposta della Mattel a Action Man. Sì. Grazie, Eric, grazie a Marcio Vileda. Ricordo. Ma facevano così, facevano tutto il blocco, no? Cioè, facevano cartone, giocattoli, vestiti, vendevano tutto. Zainetto, il pesa zaino. Ti ricordi quando negli anni 90 c'era il pesa zaino, la cosa più inutile del mondo, però serve per i bimbi, allora... Sì, perché comunque erano pesi, vestiti zaini, sempre. Mamma
mesi. Acne, capo di presa da Ryanair. I reggi libri dentro lo zaino, che se non ce l'avevi eri pure sfigato. Certo, ha certo. Paura che si dovessero mischiare i libri nello zaino, capì? Quindi li dovevi legare. Sì, 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 per forza. Ma mi ricordo che c'era negli anni 90 una mania per questi zaini, c'era la cover, cioè la cover del, non so nemmeno come definirlo, il sopra dello zaino era in 3D lenticolare, poi dentro ti ci davano il peso al zaino. Era pure lo zaino col coso, come si chiama, della Seven, che c'aveva la radio. No, ah, Madonna, sì, Walkman. Il lettore, bravo, il lettore, che era una cosa fighissima. Sì. C'erano quelli reverse, poi c'erano quelli che non so se ti ricordi, gli allungavi le rotine e lo potevi portare a triple trolley. Secondo me ci sono sempre. Aspetta, sì, i migliori erano quelli che ti facevano nella pubblicità, che tu premevi il pulsantino sull'accio, diventavano più grandi, no? Beh, quelli che facevano più scolastico. Estendibili. C'era un brand che era anche scolastico, faceva i vestiti, ma era anche roba scolastica, facevano dei diari. Alla Giufrus, la Maui. Ah, la Maui, Dio buono, la Maui. Porca troia. Con lo squalo che faceva surf. La Maui, e poi c'era la Maui Kids, che era tutta pronto improntata su queste robe qua, insomma, adesivi, ti riempivano da adesivi quando andavi in negozio. Sì. Vai, bellezza. Vai, la Maui, ragazzi, l'hanno ritirata fuori, tra l'altro, non troppi anni fa. Io un paio di magliette, infatti, ce l'ho. Ah, ok. Si chiama sempre Maui, però è tipo, c'è qualcuno che l'ha comprato, diciamo, Più il marchio, sì. Originali, ha ritirato fuori, ma roba che le vendevano tipo solo all'OVS, per dire una cosa. Ma secondo voi, tipo Street Shark e Maui ci combinano qualcosa? No, c'era la mascotte che assomigliava, però no. Street Shark è sempre il discorso di Mighty Max, cioè brand per vendere giocattoli, insomma, è... Sì. Ma hanno preso dal Giappone, insomma, anche io e Caverna abbiamo visto degli esempi, siamo andati al MUDEC a Milano, c'è una mostra che c'è fino al primo agosto. Sì, è nato così comunque. Sì, noi praticamente abbiamo visto, c'era questa mostra sulla robotica, c'era anche il lato pop che aveva curato anche Modina, eccolo lì. C'era praticamente tutta la filata dei robot che avevano creato nei decenni, ma voi ragazzi non avete idea di quante cose, di quante cazzate e successo hanno avuto, questo di Eva anche, hanno avuto giapponesi, cioè c'era una fila, la mostra non finiva più di questi robot, cioè c'era una parete intera in ordine cronologico di tutti i giocattolini, i modellini in ordine cronologico, tu vedessi quanti buchi nell'acqua, eccetera. Ma per quanto riguarda il vestiario, che vi ricordate? Le Bull Boys. Quelle che c'erano la lucetta sotto erano, eh? Tutto maschi e femmine. Il top della Bull Boys, mi sembra c'era un anno in cui, quando te le compravi, ti regalavano i guanti di Pagliuca. Vero. Ma firmati? No. C'era la firma stampata e poi erano gli stessi guanti che usava Pagliuca, cioè la stessa colorazione. Ganzo. Io ci andavo a scuola tutti i giorni da figa, perché mio padre lavorava in un negozio di scarpe e quindi lui mi portava tutti i gadget senza neanche bisogno. Quindi ricordo che le Bull Boys, c'è stato un periodo in cui regalavano i Tiger, i giochi quelli, presenti, porco quelli, due, sì, è vero, e io avevo un cestone pieno di giochi di allora contestualizziamo Tiger. Che cosa sono i Tiger? Sono delle mini console LCD, quindi quelli che, se Dio buono premi, vedi tutti i disegnini già belli stampati dentro, dove praticamente potevi fare pochissime animazioni e c'erano dei giochi sportivi, platform e tutto, ma era una roba merdosissima, andavano di brutto perché non si poteva permettere il Game Boy, c'era i Tiger, era una valida un'alternativa. Sì. Ma infatti, a un certo punto, tipo Game Watch, con i franchise prendeva le licenze, e quindi c'era le Tartarughe Ninja, tutto quello che piaceva ai bambini. Che secondo me era più bello il Tiger, cioè l'oggetto da collezionare in sé, che il gioco stesso, perché erano belli alcuni. Ma che poi praticamente prima c'erano i giochi degli acquistati liquidi, che costavano tipo una sega, tipo 10.000 lire così, e erano però quelli proprio del cazzo, la macchinina, l'aeroplanino, proprio uscirono quelli che in effetti erano molto più articolati, avevano molti più frame, diciamo,
costavano una cosa tipo 30-40 mila lire, e in più erano tutti remake di giochi anche della Sega, tipo Altered Beast, anche Sonic, sì. E quindi ti tiravano a bestia. Il problema ragazzi, erano che c'era la console. Sì, e ti ricordi i pulsanti come erano storti? Madonna. Cioè, qualcuno era un uguale, qualcuno erano le frecce o il pulsantone, cioè dall'altra parte poi non era mai la levetta, era a volte su, giù e basta. Che schifo, durissimi. Io penso che ho ritrovato il Game Gear. Game Gear, che è la console portatile Sega concorrente di Game Boy. Poi il Game Boy l'ha distrutto il Game Gear, ma anche perché ci volevano un boato di pile per il Game Gear. Otto, mi ricordo, mi ne volevano 8 se non sbaglio, 6 o 8, non mi ricordo, 8. E soprattutto ci voleva un boato di pile, ma poi alla fine finivi a giocarlo cioè tipo io lo giocavo a fianco alla poltrona perché non ci arrivava il cavo. Avevi la presa in carica, perché non ci poteva, ti durava 20 minuti quel boato di pile, non potevi giocarci in portatilità, quindi... Che schifo. Madonna, era tipo una Chernobyl portatile, però ricordi era pubblicizzato da Jerry Galà, quindi è vero, è vero, ti ricordi anche Oreccio. Io mi ricordo del Game Boy comprai la telecamera, che era quella tonda, vi ricordate? Sì, sì, la Game Boy Camera, tonda. Dio Madonna. Sì, la Game Boy Camera, eppure la stampantina ancora. Cioè la print? Della... Ma sì, cosa stampava? Io non ho mai stampato un cazzo però in realtà, perché c'era... Tipo Polaroid, dai. Sì, boia. Il problema è che non è che era a colori e quindi la foto era tipo... Ma io non so se lo sapete, ma c'era anche una macchina da cucito che funzionava col Game Boy. Cioè, non so se lo sapete, la ficcavi dentro e grazie al Game Boy controllavi la macchina da cucire. L'hanno fatta in Giappone per rilanciare questi... Non in Giappone, forse in un altro paese, per rilanciare questi vecchi mestieri ai giovani. E quindi usiamo il Game Boy come metodo per farli avvicinare al cucito. Controllare. Ci anestetizzavano i bambini col Game Boy. Avevano creato negli ospedali in Giappone questo sistema per cui praticamente l'anestesia la facevano col Game Boy quando il bambino giocava, in modo che non si spaventasse. Vabbè, ma il Game Boy è stato utilizzato per qualsiasi cosa, insomma era una signora console nonostante le limitazioni, però è stata veramente poi titoli veramente comunque, che vabbè, funzionavano tantissimo. Il mattone il primo, quello grigio trasparente, era quello trasparente, con i tasti viola, no? Era colori, non lo so, il primo. Sì, grigio con i tastini viola. La B erano viola. Era un mattone. Io non so se vi ricordate, questa è una notizia che ha fatto storia. Cioè, praticamente, durante la prima guerra del Golfo, arrivò un missilone vicino a un soldato americano e gli esplose vicino il Game Boy e anche lui. Saltarono per aria, poi lui illeso, il Game Boy tutto sfatto di fuori, lui lo andò ad accendere e funzionava. E continuò a giocare con il Game Boy. È in un museo, credo non sia in un museo quel Game Boy lì, ora. Sì, credo sia in un museo, se non era in un museo. Comunque ma sì. Ma invece le leggende incredibili inventate sul Game Boy, perché mi ricordo a quei tempi comunque le storie che cominciavano con in Giappone c'è, non era mai vero, e c'era no. Una tecnologia, alcune cose c'erano davvero in Giappone che qua non sono mai arrivate, il Game Boy ok, ma in generale no, c'era delle cose incredibili. E poi mi ricordo per esempio sul Nintendino, il primo NES, girava la leggenda, tempi della guerra del Golfo, che Saddam ci avesse tipo missili nucleari, e siccome non c'erano poveri e non c'avevano super computer, avevano collegato in serie tipo dei 1000 Nintendini per controllare il sistema di radio. Era vero, ma non erano le Nintendo, erano le PlayStation 2. Ma nella guerra del Golfo non c'era nemmeno. Sono sicuramente due leggende che si sono sovrapposte. Ah, era vero. Si è riciclata, dici, dopo 10 anni. Sì. Penso di sì, non lo so, io questa non l'ho mai sentita sinceramente, è la prima volta che la sento. No, io di leggende nei giochini tante, e solo due volte si verificarono, le verificai ed erano vere. Il trucco di Wario Land, dove praticamente potevi avere le vite infinite, e poi ce n'era un altro... della città dei numeri di Pokémon, che poi era semplicemente un glitch tremendo e basta. Però era vero, me la ricordo. No, io ogni volta che giocavo ai Pokémon, sul Game Boy
e dicono sempre devi andare a prendere il mattoncino. Sempre c'era sta cosa del mattoncino. Vabbè, c'era ma, poi c'era il camioncino, quello, poi c'era di Miu. Bravo, bravo. No, devi trovare, devi prendere il mattoncino così trovi Miu. Ma che cazzate. Poi non era vero, poi non era no, vero. No, c'era un modo per prendere Miu vero, un modo c'era vero, che dovevi fare una serie di processi che poi ti portava a incontrarlo, ma senza sapere a mena dita cosa devi fare è impossibile da trovare. L'avevano nascosto bene. Prendere prima il biglietto della nave SS Anna, poi non dovevi salirci, dovevi andare avanti nel gioco, tornare indietro, sì, mi ricordo questo fatto. Sì, e lo trovavi a livello 5 mi pare sul ponte. No, dei Pokémon veramente ne giravano di leggende di tutti i colori veramente. Mamma mia. Fantasioso. Molto, ma poi te la passava il ragazzo più grande per prenderti per il culo, poi chissà come giravano, come avevano origine queste cose e come riuscivano a prendere piede ovunque. C'era una cosa veramente allucinante. Mi ricordo c'era un periodo a Livorno che girava fortemente la leggenda, sai, la ricordi la il trucco in Dragon Ball Final Bout? Sì, che se lo facevi prima della sigla sbloccavi, cioè, anche, vero. Anche Super Saiyan 4, quella roba lì. Sì, però sì. non c'era Gogeta. E a Livorno girava la voce che se aggiungevi un trucco particolare a un'ora particolare, all'orario anche, sbloccavi sì, o Gogeta mi sembra Super Saiyan 4, quando si fondono i due Super Saiyan 4. Madonna, il Final Bout. Ma ce n'è. Ma delle leggende vere clamorose, non è che c'è quella del, che l'ha raccontata anche Merrino, quella del gioco di Duel Monsters, che se te prendevi qualsiasi CD che avevi in casa e lo buttavi dentro la PlayStation, sbloccavi dei mostri nuovi. Ma era vero. Era pazzesco. Era vera veloce. Pazzesca sta cosa qua. Cosa vuol dire? Scusa. Sì, era vera. Te praticamente nel gioco Monster Rancher, te giocavi, a un certo punto potevi sbloccare dei mostri, ti diceva sostituisci il CD, e te potevi prendere anche il DVD della comunione, scusami, il CD della comunione, CD dei musicali che c'avevi in casa, li mettevi e boom, base ad alcuni odici, forse anche randomicamente, spawnava il mostro. Che no, ma tipo anche se mettevi un disco di Gigi D'Alessio, capito? Sì. Erano, non è che fossero, perché poi aveva questa cosa che tipo ti capitava magari lo stesso, ma con un livello di forza diverso, un colore diverso, però comunque per la maggior parte erano tutti differenti, erano tantissimi, non dico che erano infiniti, però insomma erano veramente tanti, centinaia. Sì. Poi non so qual è il metodo, che non lo ricordo, però c'era questa roba qua. Erano idee belle, idee ganze. Vabbè, ma come le cazzate metteva Kojima, cioè era pieno il gioco di cazzate, tipo Metal Gear che dovevi switchare il pad o il finto blackout. Poi, cioè, non so se ti ricordi quando giocavi, quando combattevi contro Psycho Mantis, se avevi altri giochi della Konami, li riconosceva nella memory card. Sì. Ah, Castlevania, cioè ti cagavi ti addosso. Piace giocare ai giochi di calcio, cioè letteralmente sapeva cosa facevi, ti cagavi, sì, è vero. Per non parlare dei trucchi che l'abbiamo fatti tutti e migliaia e migliaia di volte. Io forse se uno mi mette un pad in mano, uno a memoria così delle dita me lo ricordo ancora. I trucchi di GTA. Vabbè, quindi. Ciao. Mamma. Ma che è GTA quello che si vedeva solo la macchinetta dall'alto? No, ma anche nel San Andreas, nel Vice City. So quello proprio. Nel 3 mi ricordo che dovevi fare la combinazione, scrivevi Give us a tank e ti pioveva a fianco un carro armato. Sì, su PC me le ricordo ancora. Bellissimo. Su PC erano frasi di senso compiuto. Peraltro, proprio frasi, give us a tank, me lo ricordo ancora. Non molti lo sanno, ma se in Vice City usavi i trucchi non potevi completarlo al 100%. Se mettevi trucchi dell'armatura, della vita, delle armi, eccetera, non ti sbloccavi, non potevi arrivare al 100%. Se invece facevi tutto legit, arrivavi al 100% e giravi per la città con due bodyguard accanto che ti proteggevano sempre e sparavano ai tuoi amici. Madonna, che figa sta cosa! Molto figo. Io l'ho platinato. R1 cerchio R2, bravissimo. Luca Orsetto, bravissimo. Poi comunque c'era The Games Machine che nel numero di aprile pubblicava sempre una cazzata come pesce d'aprile che non era vera, però la gente ovviamente poi la prendeva per buona e cominciava a smazzare la leggenda. E mi ricordo proprio c'era l'articolo su Monkey Island 3 con proprio anche le immagini eccetera, che era ambientato nello spazio con Stan che ti doveva vendere l'astronave, cioè queste cazzate lì. Se ci pensi, queste erano le nostre fake news.
Sì, praticamente sì. Ma è come quella di chiudere il maggiordomo di Tomb Raider nel frigorifero. Ma quella era vera, però. Ma quello era vero, però. Si faceva. Non era un trucco, non era un trucco, però lo facevi. Dovevi essere paziente, sì. Ci sono quelle cose che, cioè, capito? Penso che tutti quelli che hanno giocato Tomb Raider l'abbiano fatto meno una volta. Certo, vabbè, chi forza, come ad esempio chi non ha mai tolto la scala da The Sims in piscina per farli affogare in piscina, cioè, sempre è la cosa, murarli nel bagno e cose del genere. Boh, poveracci, era una tortura. Vabbè, come a Sim City che mettevi io nel 4 mettevi le città preimpostate già costruite e poi gli facevi arrivare l'UFO, Godzilla, tutto, distruggevi qualsiasi cosa. È vero, Sim City mettevi cosa, sempre grande. La centrale nucleare e poi facevi levare il tornado. Vabbè, bellissimo. Madonna. Io mi ricordo che col Martinelli, ragazzi, io vi saluto che c'ho, che devo fare un altro live, però sono passato a fare un salutone. Che vabbè, poi parlo. ciao Rubino, ciao Rubino. Poi domani parto, quindi ho detto fammi passare a fare un saluto a tutti. Ma non torni più. Ciao belli miei, un abbraccione. Ciao Rubino. Ciao Danpei, ciao. Ciao. Che è Danpei? Io non lo conosco. Danpei di cosa? Danpei Tang e Rubino, sì. Amore, Verco. Ciao bello. Ciao. Cazzo stavo dicendo, mi era venuto in mente un altro gioco. Ah sì, col Martinello sarà costruita un'isola tutta piena di scuole, e sempre il Sim City, e poi si è bombardata con i meteoriti perché odiavamo la scuola, eravamo ribelli. Vabbè, ribelli, la ribellione, ribellione sociale. Che cazzata, veramente. Porca troia. Pensavo che ci avevi mandato l'alieni, te lo ricordi che arrivava l'alieni? Sì, anche sì. Grazie cugino Bambo. C'era il vulcano anche, che era figo. Il Godzilla. Il vulcano, bello, perché si apriva proprio il terreno e usciva il vulcano. Bravissimo. Bello. Lo sai che Godzilla non me lo ricordo, Vic. No, beh, era un mostro, forse. Godzilla. Non lo ricordo, era un robot. Non mostro, non so, non se era proprio Godzilla, cioè non so, no, se era Godzilla, no, però un mostro. Era... Vabbè, era molto simile. Se volevi mostroni e distruggere tutto, c'era Rampage del gioco, proprio dove devi spaccare tutte le città con e il lupo e sì. Bello, che meraviglia. Ma poi li mangiavi, prendevi le persone, te le mangiavi e ti davano energia. Madonna. Poi io, cioè, dei giochi PS1 tentavo ai tempi di collezionarli, ma il problema era che erano tutti falsi e quelli veri costavano un botto per la mia famiglia a quel tempo, quindi non potevi collezionare nulla. Poi sono sempre stato fissato con Ce l'avevate. Voi ce l'avevate craccata la 1? Che è che non ce l'aveva craccata la PlayStation 1? Sì, dai. Sì. Vabbè, Domenico glielo chiedo nemmeno. Ce l'ho ancora qua. Grande Dome. Ora ritorna tra 20 minuti. C'è chiaro, chiaro. Ah, no, quello lì. Bellissimo. Che meraviglia. Mamma. Ma che oggetto di design della Madonna che era? Era molto bella. Cioè, era proprio bella. Era molto bella, sì. Chiaramente ispirato al SNES. Preso da Nintendo. Eh sì, no, più che altro perché cioè iniziò a essere concepito il progetto proprio grazie a Nintendo, quindi sì, c'è, ma l'influenza c'è. Sì. Dovevano fare quello, perché la Sony stava producendo anche il lettore disco per per il Nintendo, poi non se ne è fatto più niente. Si sono vendicati, diciamo. Però insomma è stata una storia veramente stranissima, quella della PlayStation 1 e della nascita di Sony nel mondo, cioè la nascita, l'avvio, l'inaugurazione di Sony, il lancio del reparto gaming. No, io tentavo di collezionare tutto, ma non riuscivo a collezionare un bel niente. Ma poi, comunque, sta roba di portare avanti delle robe che poi non riuscivo a portare avanti, boh, è sempre andata avanti nel tempo, cioè, fino a ora. Cioè, questa... Lascia fare. Madonna, soldi spesi. Soldi spesi bruciati. In non... Bruciati. Ma anche mio padre era così, anche mio padre tipo aveva comprato degli attrezzi per fare ginnastica, ora mi metterò in forma, aveva comprato tutto un macchinario completo, mai fatto un giorno di... anche lui era come me, ma io uguale, L'importante era comprarlo, però. Io sono passato dalle biciclette a scatto fisso, alle pipe, alle mosche da pesca, ho fatto della roba... Ma ci sei andato mai a pesca poi? Sì. Come stai? Una volta. No, però ero più fissato del gesto, della ricerca, della costruzione della mosca. Che questa cosa qui in realtà è un retaggio che ho per colpa di Sanpei. Perché secondo me una delle puntate più affascinanti di tutte è quella quando li insegnano a pescare a mosca. Ve la ricordate che deve far centro nel secchio? No, me lo ricordi. Io no. Era una roba fantastica e io mi sono appassionato piano piano e poi ho emozionato perché l'ho letto in chat.
E poi ho abbandonato, così, ma perché è una roba difficilissima, ti devi mettere lì con le lenti, sembra quello di Toy Story quando ripara Woody. Ciao Vedo, queste cose qui, ben tornato. Bello, fantastico, sei una meraviglia. Ciao. Te Edo, hai mai avuto una passione bruciante che poi non hai portato mai a termine, ma che ti è durata un mese, ma che credevi potesse diventare il tuo futuro? Benissimo. Facciamo una finta che questo. La pesca. Anche te. Pure lui. E poi? Cosa siete fissati con la pesca? Non capisco. Bellissimo la pesca, è bellissimo pescare. Ma Edo, andiamo a pescare insieme, Edo. Con il nonno andavo a pescare. I cavedani. Bello, bro. Belli, Edo, belli, Edo, voglio fare una battuta di pesca con te. Una battuta di pesca con me. Ah, ok, una battuta di pesca. Lo sai che esistono due pesci uguali, identici. Bella. Perché è layerata, no? Battuta, carina. Capito? Quindi è tutto layerato. Sì. Certo. Giusto. Oltre ad essere la battuta brutta, è anche proprio brutta la cosa. Bellissimo, capolavoro. Ciao, Kirio. Fantastico. Che cosa? One Piece. Ecco perché pescare il mare, lo vedi, torna tutto. Hai visto? È tutto grotta. Era il famoso pacco da Mangaio che doveva arrivare. Ma che Mangaio? Se aspetto quell'imbecille, no, muoio! No! Bastardo! L'espedizione all'estero! Mangaio. Onore a Mangaio! Che le spedizioni all'estero devono concedergliele e non arriva mai un cazzo! All'estero, ma cioè, è un po' scorretto da parte tua, non è presente, scusa, non c'è diritto di replica. Ma fallo entrare, buttalo dentro, lo dico in faccia. non lo posso buttare dentro, non so dove di merda. No, rispetto, proprio grande professionista, rispetto un cazzo, è un amico, dai, un fratello, aspetta. Mister Hot Breads ha riscattato Dario Chiama Mangaka per 500.000 punti. Va bene, mi sembrava giusto farlo. Si scappa, signori. L'occhio attento e vigile. Madonna, che bestia, sei una lince, Dio. E di solito anch'io non me li faccio scappare, però stavolta, dato Mr. Hot Breads riscatta sempre, non noto rompicoglioni, via, andiamo. Ma come cazzo fa avere tutti questi punti? Vive qua. Zitti, ecco. Luca, dimmi tutto, che è successo? Senti Luca, c'è un bel casino, siamo al pub, ed è entrato Masseo incazzato nero con te, non so manco perché. Ma per quello che io ho scritto? Non lo so, no, io non c'entro niente, è incazzato con te, ma non so perché, è incazzato come le belve. Ho scritto quella cosa, ma non mi ha più risposto lui da quando io ho scritto. Non lo so, è qua che tra l'altro mi sta rovinando la puntata del pub, perché un fatto che sbratta, urla e mi dice, chiama Luca, buttalo dentro, e io non so più che cazzo fa. Ma è molto arrabbiato? È sì, abbastanza, ma poi veni a farlo ragionare un attimo, per piacere. Ma non riesci tipo a bannarlo? No, non posso bannare, Edo, scusa, ma che banno? Problema. Vieni un attimo a chiarire. Luca, entra. Al volo? Risolvo al volo? Sì, se ce la fai risolvere al volo, sì, dai. Sì. Andiamo okay. Dai, ciao, okay, ciao, dai, ciao. Dai, come ma come bannalo? Ma come bannalo? Poi bannalo. Risolviamo il problema alla radice, banniamolo. Bannalo. Puoi bannarlo. Perché mi sa che lui non ha capito che... Che era in live, pensavo che credesse fosse in chat. Ah, lui che pensava fosse stessi scrivendo. Ancora che aspetto il numero 999.000. Mangaio 999.000. Me l'aveva promesso. Ma poi solo One Piece. C'è solo One Piece. Che ti ha scritto. C'è altro. One Piece e basta. C'è altro. Ma non mi rompere i coglioni. Ma posso cominciare con una cosa? E finirla o provare. Sì, ma il problema è che stai cominciando con una cosa che non finirà mai, cioè ha voglia di aspettare. Ti piace? No, ma nessuno lo mette in dubbio. Quindi, a, cioè, tempo, a tempo. Sì. A tempo. Grazie al Bicrem, ma ora un po' meno. Grazie a Svampita, Zasi 95, Mister Chat. Un po' meno cosa? No. Chiedo, ma ti sei grazie a cose. Quando è che organizziamo con Agnese, per cortesia? Scusa, datti tempo, un attimino, datti tregua. Guarda, ma amore, cioè, ma sei un viperito, Perché? Ma per capire, per vedere. No, e Masseo ha detto che organizziamo con Agnese, scusa, come osa? Ma cosa? Come osa? Come osa? Hai rotto il cazzo per
A parte il fatto che mi devi dire quante oh porco Dio, devi ascoltare i messaggi che ti invio, mannaggia alla Madonna. Ti ho dato il numero di babbo. Ma t'ho chiesto, ma porco di Dio! Che c'è? Non ho ascoltato. Vai, apri WhatsApp per cortesia. Ah, comunque, ora che fai l'incazzato, ora che te fai l'incazzato con lui, allora io faccio l'incazzato con te. T'ho mandato una marea di canzoni, bastarda. Dove? Ovunque. Dove? Riso Twitch. Telegram e Instagram. Adesso apro Telegram e se non sono una marea di incazzo. Ah, intendevi questo quando organizziamo con Agnese? E allora? Cosa avevi capito? No, niente, scusami, ero soprappensiero. E... va bene, comunque... No, la scena con Agnese va bene, nel senso che... quando... Che cazzo avevi capito? È la roba fiamminga! No! Ma fiamminga, no! Oddio, veramente! Ma io posso! Cioè, porca puttana! Ma poi dai, vabbè! Anche io avevo capito una cosa del genere! Anche io avevo capito quello, in realtà! Io ho pensato a una piccola intervista, capito? Quadrupla! Se vogliamo fare una piccola intervista, facciamola! Che cazzo devo dirti? Con questi bellissimi monti di Lugano! Io sicuramente vengo, Agnese... Guarda Telegram anche. Due. Vabbè, perché poi mi scasso il cazzo, ti scrivo di buono. Sono un piccoglione. Ah, ma non dici a me. Allora, ti parlava, no, allora Luca. Ecco, Luca, aspetta, allora. Aspetta. Allora. No. Allora. Aspetta la mesi. Sto aspettando 999.000. Testa di cazzo, dove sono? Devo andarmi a prendere io. Devo andarmi a prendere io. Le firmiamo, sennò te li porto a mano. Portali a mano. Quando ma scusami, da quant'è che devi firmare con DHL? No, perché il 1 luglio è entrata in vigore normative nuove per l'estero, per le spedizioni. Quindi abbiamo dovuto aspettare il commercialista per firmare, perché poi sarebbe di nuovo cambiate. Ora per ogni paese dovresti aprire una società in ogni paese in cui tu importi, se superi una certa cifra. Quindi dovremo tecnicamente aprire società varie in tutta Europa, è un casino. Quindi semplicemente adesso vediamo come fare. Prendo le difese dietro, ti sta facendo una super cazzola, Fra. Non è vero. Non farci fregare. Più che altro, non è giusto, perché per un mio ritardo ti sei incazzato molto di più. Questo ti sta facendo aspettare 8 mesi e sei lì in mansueto, tutto tranquillo. Sì, ma non è un contenuto della stream. Come? Brutto coglione di merda. Oh. È la mettere qui dietro con lo sfondo, no? Quello era un ritardo merdoso, ingiustificato, pezzo di cazzo, è un'altra cosa. Ok, scusa Edo, no, era per capire un attimo, no, volevo fare un esperimento. Ma poi pezzo di cazzo da dove esce? Vabbè ragazzi, sono le 11. Dove usi cosa? Il bufare? Notte, Riso, notte, notte. Le 11 è uno, Riso. Le 11. Dovresti recuperare 8 minuti perché sei entrata alle 10:08. Ma aspetta, perché stasera ho fatto una ricetta complicatissima in live. Rigovernare? Vabbè, dai, allora. Dai, l'ultimo saluto, l'ultimo saluto. Un bacione. Un bacione a tutti, un bacione. Vediamo, buon fine settimana. Ci vediamo domenica. Ciao, Matte. Ciao, bello. Ciao. Ciao, basta. Potremmo tornare un attimo in topic e chiedere a Luca qual è stata la sua passione bruciante che poi non ha continuato? Ah, è vero, sì. Sono curioso. Poi, vai, torniamo in topic. Ah, c'era un topic. Un mese fa, va bene. Allora. Sì, io prendo una birra. Ho avuto tante passioni brucianti nella mia vita, insomma. La prima è manga, direi. In realtà... Ci ha abbandonato? No, in realtà no. I manga sono arrivati... comunque abbastanza in là. Prima è arrivato il disegno. Sempre. Poi però accorto, volevo fare l'archeologo. Nella mia vita volevo fare l'archeologo. Disegnavo sempre dinosauri. E cosa hai comprato per fare l'archeologo? Che avevo il kit da scultore con la paletta, scultore archeologo. Sì, il pennellino. E praticamente in campagna da mio nonno, visto che c'ha tutto l'orto, io andavo con la vanga e gli facevo tutti i buchi in mezzo all'orto per trovare tipo... Poi dopo il nonno ti bestemmiava chiaramente. Esatto. Ma questa storia era molto arrabbiata. Comunque questa storia delle origini lei avevi già raccontata, mi pare, eh? Una cosa del genere. Paleontologo. No, del paleontologo mai, mi sa. Dei nonni dell'orto sì, mi ricordo. No, dell'orto sì, però insomma quando io volevo fare il paleontologo
andavo a fare tutti questi buchi con la vanga e mi è capitato di trovare anche dei resti. Ho trovato una volta tutti gli ossicini, che probabilmente era di un gatto, io non lo sapevo, per me potesse un velociraptor, io dopo li ricostruivo, poverino, li mettevo fuori, era molto, molto interessante. Hai, poi una volta ricostruito le ossa che hai trovato sotto sì terra. Sì, però a forma mia, come mi sembrava che avesse senso, capito? Quindi facevo sti mostri senza gabbia toracica, tutte queste zampe lunghe. E poi mi ricordo, ho trovato anche un medaglione del 1901 di una Madonna, tutto arrugginito. E questa è la prima passione bruciante. Dopo allora, poi dopo anno, è arrivato lo spirito, praticamente Conjuring, e t'ha fottuto. No, no, dopo qualche anno basta e volevo diventare una rockstar. Wow. Volevo, no, in realtà no, volevo fare il chitarrista. Qual è, Luca? La chitarra elettrica. Qual è, Luca, lo scheletro più bello che tu abbia mai riformato scavando nell'orto dei nonni? Allora, quello che pensavo essere un cucciolo di Tyrannosaurus Rex, ma che in realtà era probabilmente i resti dei piumici. Aspetta, ho due domande. Le mie ipotesi. La però prima... li sognavo anche la notte. La notte sognavo tipo le ossa, mi ricordo, che trovavo. E volevo andare in Egitto. Prima ancora della fissa del Giappone, quando ero piccolo, andavo all'elementare, volevo andare in Egitto perché lì era pieno di ossa e di mummie e quindi potevo andare a scavare le ossa, vedere col pennellino, pulire, capire. Volevo scavare in giro. Bellissimo. Ma tutto questo a che età? A 5-6 anni. Ah, vabbè, proprio bambino. Sì. La prima passione, la prima si parlava. Pensavo tipo a 20, sai. No, a 20 dette me. No. A 20 poi ti rinchiudono nel manicomio. Era bello, bello. E invece ultimamente, Luca? Ultima l'anno scorso, no, anzi 2 anni fa, iniziavo con l'oculele, convinto che volevo suonare sempre l'ukulele, e ci ho fatto qualche mese, l'ho messo in armadio, qualche altro mese e poi basta. Peccato, però cazzo. Qualche volta in live ho suonato. Ce l'hai? Sì, mi piace. L'ha portato di mano? No, è di sotto nell'armadio, chiuso, scordato. Suona ormai un po', per cortesia. È di sotto, Edo, di sotto. Vai a prenderlo. È finita, se vado di sotto che c'è la pedina sul fuoco, ho detto a Giulia di spegnerlo, stavo per cenare, ma ha chiamato che eri arrabbiato e sono corso sopra. All'11. Eh sì, però staccavo tardi, stavo per mettermi lì, mi stava proprio in quando. Attento che ti fa un Edo Tensei, Grazie di Luzu. No, no, però sì, quella è stata un'altra piccola passione, volata via. Vabbè, ci sta, alla fine qualcosa di musicale, sempre bello. Un pianoforte ho suonato per un annetto, però non faceva per me. Perché? Perché? Perché tutti mi dicevano, hai le mani da pianista, non mi vedevano le mani da pianista. Ho provato a suonare il piano, però non mi piaceva di più la chitarra, però la chitarra elettrica mi ha stufato, e lì dopo switch, anni dopo l'ukulele. Che tra l'altro ho preso senza saperlo, perché l'ho preso ad un capodanno e mi ero scordato di averlo comprato, e poi mi era arrivato i primi di gennaio da Amazon sta cosa che non sapevo cos'era, è come se mi fossi fatto un autoregalo praticamente, stava molto bello. Quando l'ho visto ho detto, sono stato io a prenderlo. Ah. Un autoregalo. Okay. Importante ragguaglio, grazie. No. Grazie, sì. Mi dispiace che non sia interessante la storia, però no, un racconto. Grogna. Sì, sì. Cosa ciuccia Domenico oggi? I cazzi. Vabbè, anche tu, è un pezzo di cazzo, piace? mi ricordo, io c'avevo sto incubo ricorrente da piccolo che non c'entra molto, però vabbè, già che siamo vabbè, in realtà ne abbiamo parlato prima di mia nonna faceva sempre il sugo col pomodoro quando ero piccolo, ci metteva i pezzettini di macinato, no, di carne, e io c'avevo sto incubo ricorrente di lei che praticamente mi faceva il sugo di pomodoro con gli ossi del gatto che galleggiavano nell'olio, e quindi mi portava da mangiare questo sugo con gli ossi del gatto. Il brodo. Per forza non ti piace più l'horror, cazzo. Ma guarda che ti fa più buono così. Si fa più buono così, Luca. Infatti ancora oggi quando io vedo dei pezzi di roba nel sugo al pomodoro, cioè mi fa senso, io devo scansare e mangio il sugo al pomodoro solo col pomodoro. Se c'è pezzi di carne c'è sempre il rischio che poi siano pezzi di animali morti praticamente. Teoricamente, un pezzo di carne è un pezzo di animale, però io sognavo con le ossa di Miccino, di gattino che sparivano. Vabbè, quindi uno può anche metterlo prima, tu non lo sai perché va bene. No, io preferisco pomodoro e basta, senza pezzettini di animale, ecco.
Però via De Guincio era mangiato molto bene perché c'era l'animale intero, ovviamente. Sì, ma non era un gatto, però, No, 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 erano altri. Pubblicità negativa. No, a lui gli interessa. Basta che l'animale sia intero. Prendo le distanze, assolutamente. Mi tocca denunciare domani. Non era un gatto. No, no, bene, ho mangiato della carne bovina. Era manzo. Manzo, sì. Infatti no, discriminazione questa. Tu sei come le ciriolette, c'hai due culi. Tu, come le ciriolette, c'hai due culi. Tutti abbiamo due culi, Edo. No, non abbiamo due culi. Io ho scoperto una cosa bruttissima. Ti sei tradito, sei un aliero, c'hai due culi. No, 7-8 anni fa che ho un secondo buco nel culo. What the fuck? Cosa vuol dire un secondo buco nel culo? Si chiama così, cercherò su internet. È un buchino piccolo che non è sul culo, è sopra il culo. È un buco che tipo è infinito dentro, arriva dentro proprio. Però non si dilata, è un buco fisso. Cioè infinito. Cerca due buchi. No, infinito, arriva dentro, però non si vede, è buio. Nel cuore del suo cuore arriva. È tipo quelle nei modem. Forse abbiamo capito come si riproducono. È il tasto reset. Cioè tu metti la matita dentro. Io guarda, non te lo faccio vedere adesso perché siamo in live, però te lo potrei da vivo sì, perché tipo, cioè, aspetta. No, no, Luca. Luca. Tipo, no, Luca. Faccio vedere solo dov'è. Ah, no, faccio immaginare. Sì, sì. Immaginate dove avete le mutande. Ok? Tre dita sotto, dove avete la riga delle mutande. E lì c'è il buco. Luca, ma non è che sono le emorroidi? Inizi la chiappa. Le emorroidi? Tipo... No, è al centro, è al centro. L'Ypsilon. No, è un buco vero. Luca, se tu fai con la torcia del telefono... Inizia. Non vedi niente. Rischi di morire, è una fistola, fatti operare. Cos'è che è? Può essere una fistola. Cioè, allora... Cioè, se qualcuno dei tuoi parenti ci soffia dentro, fischia. Nessuno ci ha mai soffiato. Fai provare, perché sennò è una fistola. Vedi che succede. Ma ce l'ho da sempre io. Però c'ho i peli, adesso l'ho coperto il buco. Mi sono sburato addosso. Va bene. E Luca, ma sei sicuro che non è magari... Ma che ne so... Che cos'è quella roba che hai? No, ma ma Giulia ha controllato, ha visto. No, non l'ha mai visto lei, mi sa. Ma perché l'hai detto a noi e non a Giulia? È ancora più grave questa cosa. Ma perché mi è venuta in mente questa cosa del culo? Tra maschi, ragazzi, c'è uno strano punto rosso sul cazzo. Scusa, che cosa succede? Scusa, Luca, mi puoi ripetere dove cazzo è questa? Cioè, soprattutto come è fatto? C'è il buco, cioè il culo è qua. Qua c'è il buco, è più in alto. Dove ti arriva? Prendi la riga delle mutande e metti tre dita sotto. È l'osso sacro, dove c'è la coda, sai anche, una coda. Cioè, sai anche quante dita mettere per arrivare, cioè qual è la distanza tra... ma che esperimenti fai a casa, Luca? Che vita hai? Cioè, non riesco a Non capisco. Però mi raccomando, sempre senza consultare un medico. Come scusami? Ma nessun medico ha mai detto niente. Grazie, pizzetta al forno biase. Ma se non glielo hai fatto vedere. Ma se un medico lo vedrà. I medici e dici, guarda il culo. Beh, è normale, c'è una visita specialistica, no? Ma quello poi ha paura dei dottori. Ma... Ma scusa, in quanto si sviluppa sta cosa? Lo dice da sempre. Io che cazzo ne so. Tu hai detto che quel buco muori, te lo dico. Ecco, perfetto. Hai detto che quel buco è infinito, però non si dilata. Come fai a sapere che è infinito? Cosa c'è infilato perché dentro? Perché se ci metti la torcia e il telefono davanti e fai un video, non si illumina Luca, dentro. Scusa, allora, aspetta, cosa vuol dire non si illumina dentro? Che cos'è? Ho altre domande. È una storia di Junji Ito. Ma poi Luca, come hai fatto a autofilmarti il secondo buco del culo? Eri davanti a uno specchio, cioè cosa hai fatto? Lo vedi, vai tentativi, poi quando lo trovi metti la fotocamera lì e inizi. Quei video è facile perché vai tentativi, vedi un po' dov'è. Ma che Stranger Things, fra? No, io è buono. Ma te lo faccio vedere. Ma scusa, Luca, ho un'idea, scannerizzati il buco del culo. Alla Bart Simpson, vai. Ma no, ma è sopra. È sopra il buco del culo. Sì, ma ci fa tipo... Ma mi spieghi cos'è sta cosa, Domenico? È 10 volte che la dici. Fratello, cos'è? È 3 giorni prima. 3 giorni prima sei andato, te lo dico. Ma cos'è? Ormai dimmelo. Se è finito, tanto non devo fare niente. Come fai ad averla da sempre, scusa? Quando te ne sei accorto? Non me ne sono accorto io, me l'hanno...
Allora, in generale... Me l'hanno vista a 16 anni, tipo. 16 anni? Chi te l'ha vista? Te il suo della nave madre. La nave poi, scuola. Poi sono partiti, hanno detto, resta altri 10 anni sulla Terra, poi vediamo. Non è un neo, non è un neo, perché è buco, non è il neo, i nei ragazzi non ma come sono fai a sapere buco? No, no, come fai a sapere che è un buco se non c'è infilato niente? Perché se lo apri un minimo lo vedi che grazie per far parte. Tommaso Marchisio, Pikpuk, Shiryuzu, ma è piccolo, Carlo, è piccolo, Lagate, così è. E Shadnex, ti grazie. Mostro. No, ma stasera direttamente. No, no, stasera. Ci voleva l'inspiegabile stasera. Questa bello l'inspiegabile. È grande così. Quanto è grande? Non ci ho mai messo un stuzzicadenti. Come prova adesso. Prova secondo adesso. Me è il tasto ma del non lo trovo, non lo vedo da anni, non lo vedo da anni. Da anni? Cioè, ma come fai a sapere che c'è allora? Lo l'ultima volta quando avevo tipo 18-19 anni era lì, poi mi è cresciuto i peli, ho detto vabbè, rimarrà lì. E mi pizzica, però è una roba psicologica. Psicologica, no, io penso che quando il corpo ti dà dei segnali devi stare a sentire, Luca. Anche secondo me. Anche secondo generale, me. No, è una cosa, è mentale, capito, per lui. Boh. Ma cos'è? Mi spieghi? No, ma non ti preoccupare, è tutto a posto. È normale. Lo fa, lo fa. Lo fanno, lo fanno. Il buco della coda. Lo fa solo a te, ma lo fa. Il buco della coda. Ma che vuol dire il buco della coda? Devi andare dai tuoi e chiedergli se dove nascondono l'astronave dove ti hanno trovato. Cioè questa è l'unica speranza per venire a capo. Ma tu lo sai, il cappello è l'unica cosa con cui è arrivato. Sì, ecco, ecco perché, ecco il sì, ecco. L'or? Non è... L'or? Il simbolo non è un 96 e nella sua lingua significa qualcosa che per noi è 96, capito? No. Piccolo spray così defaticante. Giusto. Luca, t'è a posto? sì, no, stavo un attimo pensando. L'abbiamo sgamato, scoperto, si è preoccupato, non lo diceva nessuno. E Luca, secondo te qual è la miglior serie di tutti i tempi? Lost in Tokyo. Devo fare il leccaculo? Stai rischiando il ban, eh? No, se vuoi la lista delle mie serie preferite. Vai, sono curioso, parliamone. E anche dei miei film preferiti. Ma poi dove ce l'hai, in un diario? Cos'è, Amtaro? No, c'ho la mia nota con tutti i miei gusti preferiti, l'avevo detto. Vabbè, ma non te le ricordi le tue preferite? Con i miei gusti preferiti? No, ma del gelato? No, si chiama Gusti la mia nota, Gusti. No, okay. C'ho, guarda, adesso mostro. Non si legge, Luca. Adesso si leggerà. Attendi. Ah, è vero. Gusti. Serie TV. Fammi vedere, non si vede. TV. Proteine. A numero uno, sì. Secondo me la mia preferita in assoluto. Sì, sì. No, tante. Partiamo dal basso. Dal basso. Creiamo hype. Bisogna fare hype. Ok, facciamo hype. Sì. Guarda che si è vinto. Ma non posso dire la prima, per me è scontato. Sono molto carico, Edo, eh. Sono molto carico. Allora, Edo. Diciamo che non è un ordine preciso, ma partiamo... Edo! Dal... Okay. E quando no? Sono molto carico. Da babbo, poi ti porto in giro. Molto, molto carico. Allora. Cosa stai dicendo? Quando ci vediamo, no? In fondo alla classifica... Troviamo Lie to Me. Cos'è successo adesso? Lie to Me. Pensavo molto. Che dobbiamo vederci tra poco. Vedo l'ora. Carico, molto carico. Poi c'è The End of This Fucking World, sempre in fondo. Poi salendo troviamo Heroes. Troviamo Heroes, non so, però io la serie di qualche tempo fa. Ti vedo, non il revival. No, quello non l'ho visto, mi sono rifiutato. Magari, a parte che dalla seconda in poi fanno un po' tutte capo. Poi era... Sherlock, è la serie quella con Benedict Cumberbatch. Yes. Bilbo Baggins. Martin Freeman. Bilbo Baggins, sì. E Vikings, le prime quattro stagioni. Va bene. Poi ho un attimo lasciato lì. Poi abbiamo Gomorra, che mi è piaciuta molto la serie. Bella Gomorra. Molto bella. Luca non poi salendo ancora troviamo Mr. Robot. Va bene. Bella. Mi è piaciuta. Però me poi dopo un po' rompeva i coglioni, però. Carina. Bello, e poi abbiamo due, le metto sempre vicine. Samurai Gourmet e Tokyo Midnight Stories. Bra-
Ah, che l'ho visto una cosa sensata finalmente. È bellissimo, grazie del consiglio. Questo lo consigliate, Vic, sono molto bella, mi piace. Tra l'altro Tokyo Midnight Stories escono sempre nuove stagioni e piano piano le aggiungono anche da noi. Bello anche il manga. La taverna di mezzanotte, hai visto, hai letto il manga, Luca? Non ho letto il manga, ho visto la serie giapponese, ho per sbaglio visto un episodio di quella coreana che copia praticamente quella giapponese. È qualcosa di strano, perché sembra tipo i cosplay degli altri personaggi. C'è lui che sembra un cosplay di se stesso. È ci terribile. Sta, ci sta. E poi in cima alla classifica, sì? Troviamo quella quando arrivi a... Oh, Luca, quando arrivi al numero uno dimmelo che ti zoom, perché bisogna creare eccola, hype. Eccola, eccola. Ah, allora arriva. Questo è il numero uno. Questo è il numero uno. Allora, aspetta, prima della serie preferita, un po' più in basso, c'era Narcos, che mi ero scordato. Va bene. Le prime stagioni. E poi? In cima. Attenzione. In cima, la mia serie preferita è... Breaking Bad. Nordi totale. Ma l'ho detto che era scontata. Vabbè, Breaking Bad è bellissima, eh. L'ho detto che era scontata, per quello. Hai dei gusti in alcuni casi anche... Sì, un po' strani, no. un po' strani secondo me, un po'... No, però nel senso, cioè, capito... Batte un po' dappertutto. Sì, però... Cioè, nel senso, rispetto a tante altre cose che magari... ti piacciono, che a me ad esempio non piacciono, cioè per le serie dei gusti invece che sono, cioè, secondo me sono quelle che ha visto, c'è qualche piccola mancanza secondo no, me no. Vabbè, ho capito, una non è che una di serie, no certo, no però... Vabbè, come serie per me la mancanza più grande è True Detective, per esempio, che... probabilmente Luca, la più bella. Vi ho detto un'altra cosa, se io però una bella coreana, guardati Kingdom, che nel periodo feudale coreano. Grazie Merlo, grazie da King. C'è anche il manga di Kingdom, bellissimo, bella. Peraltro. No, nel senso, cosa? No, magari qualcuno citasse Sopranos, sarebbe anche bene. Non so, magari. È la mia serie preferita in assoluto. Ah, no, perché hai visto il trailer di Madonna, sono col cazzo in mano, per forza. Altre serie bomba, The Wire, molto bella. Romanzo criminale, molto bella. Vabbè, anche Lost, secondo me. Vabbè, Lost ci sta. Bella. Sì. Madonna. Camera quando ero piccolo mi piaceva molto Scrubs. Sì, una sitcom molto bella. Sì, sì, sì. Anche The Office come comedy. Minchia, The Office è una roba. Anche quella inglese molto sottovalutata, secondo me. Sono due The Office diversi, ma veramente da guardare entrambi, perché hanno una serie di comicità completamente diversa. No, non ci sta capendo più un cazzo. Mi sa che vi abbandono e vado dopo. Va bene, Edo. Buonanotte. Ciao, Edo. Non sto capendo niente. Fai tanti sogni d'oro. Dai, ci si sente. Ciao. Il problema vero, te lo ripeto, Mattia, secondo me è che tra anni serie TV americane live action, serie TV americane, cioè, ma come cazzo si fa? Infatti Caverna domenica un giorno mi fece un discorso su noi, sulla figura nostra, che mi colpì molto, dove praticamente la gente ci segue perché compra il nostro tempo, cioè compra il tempo che noi spendiamo a guardare tutto e per poi dispensare consigli, no? È una cosa veramente difficile, insomma. Io ho trovato il metodo, cioè non dormire. Devi togliere il superfluo, il sonno. No, ma non è superfluo il sonno. Ma sì, la vita lunga e sana è sopravvalutata. Ma grazie al 7389. Nel senso che sì, se continuo così e non arrivo, io lo dico sempre, non arrivo ai 35. Però mi sono visto un sacco di cose in più. Però io questa teoria, cioè non è una teoria, è una cosa in cui credo fermamente. Vai. Io capisco che dormire è giusto, cioè nel senso fa bene al fisico, fa bene alla mente, fa bene a tutto. Però io trovo seccante che un terzo della mia giornata io la debba passare spegnendomi. È fastidioso, cioè io il superpotere più grande sarebbe poter scegliere, cioè, di non dormire senza avere conseguenze. Quello è il superpotere definitivo. Cioè tu immaginati cosa potresti fare se non avessi bisogno di dormire. Il tuo corpo opererebbe. Sì, infatti è un superpotere, Luca, è un'unica situazione in cui non muori. No, ma c'è chi c'ha come condizione umana quella di non poter dormire, deve prendere. Sì, e poi muore. Non muore se non. Luca, quale superpotere vorresti? Io? Uno tosta, solo. Ah, grazie, Radio Roy. Ti ho chiesto uno, fatti via 10, vai. Un solo potere, io vorrei potermi teletrasportare. Sì. Bellissimo potere. Bellissimo potere. L'unico. Magari ci arriveremo con la tecnologia, quel potere, cose simili. Il problema è sempre il solito. Cioè, sei te quello che arriva a destinazione oppure un altro? No, ma quasi, nel senso che le distanze diventano sempre più corte, no? Cioè, i tempi di percorrenza si fanno sempre più rapidi. Magari, che ne so, arrivare in Giappone, adesso ci metti 12 ore,
fra 20 anni cambiano i mezzi, cambiano le cose, ci metti un'ora e mezzo. Cioè, non è il teletrasporto, ma lo spostamento si fa sempre più rapido, quindi si arriverà ovviamente a un limite, però è sempre più veloce. Io non dico quello di smaterializzarsi e rimetallizzarsi, perché lì è un casino, non è fattibile per ora per la fisica che conosciamo. No, certo. No, non mi spingerei là, però nel senso a livello teorico è sempre più veloce arrivare dove vuoi. Ma tu quando andavi a scuola eri uno dei primi ad entrare o uno degli ultimi? Da qui si capisce tutto, da qua si capisce tutto. Io ero l'ultimo ad entrare e il primo ad uscire. E abitavi vicino a scuola? Purtroppo sì. E io sapevo, perché tu solo uno con macchina si può pensare il teletrasporto, sai perché? Ragazza perché madre, dice, ragazza così, madre. Così sai che faccio? Così sai che faccio? Ah, ci metto un minutino per prepararmi e poi pam, mi teletrasformo. Non ne ho ver! Faresti ancora più tardi, proprio per questa mentalità di merda, di procrastinare sempre, andare avanti e fare sempre più tardi. Vi odio! No, ma è vero, io c'avevo un amico che abitava dietro la scuola. Come fai? E arrivava sempre alla seconda ora. Come fai? Come fai? Come fai? Come è possibile? Questo è non possibile. Va bene. Eppure bravo. Te Domenico invece che superpotere vorresti? Vorrei. Ma non devo dire i film. Ma non ci interessa. Finito già questo argomento, è andata. Ah, basta, sono serio. Ma voglia, è finito. Vabbè, io vi saluto, che a proposito di dormire, domattina lavoro, quindi... No, va bene. Ciao. Ripetiamo un po' di... Ciao. Vorrei avere il superpotere di far provare alle persone le stesse sensazioni che provo io. Comunque, ma bello, l'empatia totale. Allora basterebbe, mi ha scritto tu, ti dico, non dovresti avere tu il potere, Domenico, dovresti dare il potere a tutti gli altri, un dono dell'empatia maxato al 100%, così muoiono. Tutti gli altri provano esattamente quello che provi tu. Comunque mi ha scritto Sabaku, ha detto: finisco di analizzare l'ultima parte dello State of Play e arrivo. E hai intenzione di stare là fino alle 4? No, infatti secondo me, come al solito, arriva a 00:50, chiudo il pub a 1:00, però lo salutiamo, è sempre bello, affettoso, cioè. Beh, finisco di analizzare, è bellissima come cosa, però va bene. Te invece, Victor? Ti ho detto quello del sonno. Ah, quello del sonno. Hai introdotto te l'argomento, effettivamente. No, vabbè, è articolo, cioè l'articolo così. Non è che io non dormo, cioè se voglio posso dormire, ma se decido di non dormire non mi succede niente, cioè il mio corpo va avanti tranquillo. Ah, non ho nessun effetto. Allora aspetta, se vale anche queste cose qui irrealizzabili, io vorrei... Ma stavamo parlando di quello, Luca, infatti era un pur parler, non era una cosa reale. Ah, allora se è pur parler, vabbè, Luca, quello... ma cosa è di reale di questi superpoteri? Scusa, no, quello che io ho detto ci si può avvicinare, secondo me, mentre quello che dirò poi, secondo me, non ci si può avvicinare, ovvero gradirei poter sostituire tutto il mio corpo organico con qualcosa che non sia organico, di nessuna natura organica. Cioè? Quindi sarebbe cambiare cambiare il mio corpo. Tipo questa skid. Non più organico. Semplicemente di metallo. Organico. Grazie, qualcosa. Isabel. Ma sì, qualsiasi sia il materiale usato non importa, l'importante è che non sia organico e non sia suscettibile, quindi non devo avere bisogno di mangiare, dormire, tutte queste cose. Bionico, qua, anche, diciamo, un androide. Sì, il problema è che poi le connessioni neurali non si adattano al corpo che non è organico, perché il cervello lo devi tenere organico. Si adatta. Sì, però qual è il discorso? Che tu puoi cambiare tutto il tuo corpo, non puoi cambiare il tuo cervello. Lo devi ancorare a questo corpo che non è più organico. Il cervello rimane organico. Se no non saresti più tu e non saresti più tu. No, il sogno sarebbe quello lì di avere anche il cervello che non è più organico. Per forza. Mantenendo però la mia coscienza. Si chiama Ghost in the Shell. Sì, esatto. E Ghost in the Shell. No. L'avevi visto? Certo che l'ho visto. Sì, l'ho visto perché l'ho minacciato con la pistola, vedrai. No, l'ho visto e rivisto. Ghost in the Shell, tu prendi la coscienza. Rivisto pure. Quanto ci è voluto per capirlo? No, l'ho visionato qualche volta ed era tutto molto chiaro. No, però l'unica cosa che secondo me è differente è il fatto che sono io. Non è che mi dimentico di essere cosa sono, oddio, non sono più umano. No, io sono umano. Ma umano con un corpo non organico. Ciò non fa di me un non umano.
Non so se mi capite. No, però no. Va bene così, io Luca. Personalmente no, però... Non lo so, io il superpotere invece lo sai che non lo so, volare forse, che era super normalata, però è troppo bello. È il sogno di ogni uomo poter volare, no, come Icaro che vola verso il cielo per scappare dal Minotauro pronto lì a mangiarsi. Sì, Luca, la sappiamo la storia. Insieme costruiscono e volano via. È un volare, ma devi essere, cioè, col tuo corpo che diventa predisposto al volo, perché sennò devi volare col casco. Ma anch'io vorrei volare. Io credo che tutti vorremmo volare. È il sogno atavico dell'uomo, cazzo, quello sì, di poter volare. Io no. Perché no? Come mai Domenico non preferirei può volare? No, mi sembra una cosa non adatta all'uomo. Preferirei andare tipo più veloce del normale, tipo correre più veloce, cioè, ma non tipo Flash. Cioè, meglio Flash che Goku. Sì. Tipo Flash. Oh, attenzione, il notturno per eccellenza. Buonasera, ciao Volpe. Volpe Scutuonks. Fratello. Ciao amici. Prova. Completamente disastrato. T'ha posto, Giovanni? Sì. Viene da un altro pianeta. Sì. Insomma. Sì, sì. Tutto bene? Anche per lui una bella pinzata. Sei commosso. C'è già un momento sussurro. Hai visto un film commovente? Sei un po' provato? No, no, no. No, sono grazie, Vince. Un po' scosso. Da cosa? Domani c'ho... domani mi laureo. Ah, cioè te vieni qua. Auguri. Te vieni qua stasera. Vabbè, un attimino per stemperare la tensione, ci sta sempre bene. Ci sta. Grande. No, cioè, io te l'avrei sconsigliato, avessi saputo, non te l'avrei nemmeno proposto, però... Attenzione, speedrun di Masulo per il freeze. Vai! Vai! Oh, ciao. Buonasera, Vale. È fake. Vale come iniziata. Questo è fake. Aveva quasi schippato l'animazione proprio. Questo è fake. Grazie Trippa Smith, si vedevano i pixel in movimento. Vabbè, in bocca al lupo, Volpe, basta, dai. Speriamo vada tutto bene. La lupa. No, Luca, è una cazzata. La lupa, sì. Ascoltami, la lupa in bocca porta i piccoli, e la sporra, no? Sì, sì, sì. Mentre il lupo li divora i cuccioli. Se li mangia, quindi in bocca al lupo è morte, in bocca alla lupa è vita. Stefi, questo cos'è? Beh, immaginavo questa risposta. Cos'è? No, ma... Oppure un bel merda. A lui va bene, a Crispitz, poverina che sta antistress, no, poverina, ce lo meritava l'altro giorno. No, non l'ho fatto apposta. È un riflesso incondizionato. Lo ricordo. Io sì, me lo ricordo molto bene. Luca, potresti smettere di leggere articoli su Facebook? quello potrebbe essere un'idea. Non ho Facebook. Non è vero che non hai Facebook. Non utilizzo Facebook. Non ho né sul telefono niente. Ho scaricato Facebook nel 2011 quando lo avevi. Facebook. Lo avevi? Sì, perché dopo Messenger. Coi trilli si è passati a Facebook. Dario, stai cercando copiosamente. Io rivendico da sempre anche in live il diritto di scaccolarmi. Cioè, penso che non ci sia niente di male a scaccolarsi. Guarda che te ciechi un occhio, si diceva da bambino. Si piace? Ah, ti ciechi un occhio. No, la mia zia mi diceva che le narici mi diventavano grosse come quelle di una mucca. Bene. Molto articolato, diciamo. È un po' come quando ti fa le seghe diventi cieco, quelle cose lì. Sì. Però è bello scaccolarsi. Penso sia una delle cose più belle. Ci sono delle abitudini che rivendicate. Io sì, questa qua. O annusarsi la appella, no, per esempio, un'altra grande abitudine. No, che io la mano tattica nella mutanda da afferrare, ecco, lo scroto. Bravo, bravo, anche in estate, passare il dito tra le palle, la coscia, per sentire un attimo come funziona il corpo umano. Ma per girare? Perché a volte se il film piace va a sinistra, se non piace va a destra. Bravo, no, questo non ci ho mai fatto caso. Però. Ragazzi, queste cose servono a scoprire il proprio corpo, ad abbracciare... Le proprie abitudini, i propri odori. No, Luca, ti l'hai piace? È stata all'interculo, diciamo. Ti piace odorarti, Luca? Non sono un grande fan degli odori degli altri. Ma tu ti scaccoli? No, degli altri. No, tuo. No, io evito di toccarmi. Ah, proprio non. Cioè, proprio in generale, come fai? In modi strani, basta non toccarsi. Ma cioè, tu ti fai nemmeno le seghe, è vero. No. Niente. È fastidioso. Sempre. Sentirsi non è bello perché ti ricordi quanto sia fragile la tua condizione. Vabbè, ma un bel cazzo duro tra le mani mica è fragile, no? Anzi, ti dà potenza. Scusa, ma tu come ti lavi? Se non ti no, ma quello...
Oggettivamente è obbligatorio. È il secondo. Non ha senso. Quello obbligatorio. No. Ah, quella cosa. Per forza, no, ma quello per toccarci forza. Così senza motivo. Dario parlava senza di motivo. Inserire il dito tra i testicoli e la guaina. A parte che tu ti sei toccato quell'altro ano che hai. Quindi no, non l'ho toccato con la torcia del telefono, visto. Ah, toccato niente cosa, io. No, tu non c'eri, Mattia, non c'eri. Cosa fa storia? Hai un altro anno, no, Luca, un buco extra. Ne abbiamo parlato prima e domenica vuole farmi visitare. Un buco extra. No, no, poi ragazzi, mi ragazzi, fanno ragazzi, prendere pronti. La... No, facciamo il selfie. Dice che ogni frustuso va chiuso. Raga, pronti? Vai, fatta, ora ve la mando. Ce l'ho, ce l'ho. Ah, ok, che questo è il gesto della selfie classico. Sì, sì, oppure sì, belle, bombazza. Sfondo nero dietro, pesce, pollicione tirato su e flash in faccia così. Non ne puoi proprio fare a meno, è Das Matter. Oh, ma che fine ha fatto mio fratello Daniele? Daniels. È ancora attivissimo, è ancora attivissimo, ma... anche e soprattutto su TikTok. Al sì, ho capito. Dei siti, un fratello, perché lo seguiamo sempre. Leggenda. Buttalo dentro. Uno dei più grandi. Buttalo dentro, vai. Sì, buttalo dentro. Posto? Mi passo lì. No, no, mi passo il link adesso. Stavo passando il link a Daniele da mettere del palo. California. Era quello che stavi facendo, quel lavoro così. Inviavo, capito, non è facile, c'è un po' di touch difettoso. Volpi, ma domani tu fai la IRL? Ma alla Laura. Alla Laura, non penso. Anche perché se si mette a fare la fa live alla fine non credo Luca che tu abbia visto molte discussioni su sì, sì 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 ma quindi Volpe ma quindi domani ti canteranno in coro dottore mamma mia no ti arriva il cosa no. Tirare subito un pezzo di metallo acuminato nel viso ma poi perché cioè non ho cioè da dove cazzo è nata sta roba qua io appena finisco prendo esco Trombi. Vado alla macchina mi spoglio completamente di camicia tutto mi porto tutto zainetto col costume la magliettina canottiera e vaffanculo. E dove vaffanculo. Vai? Vai al mare? Si va a fare un po' di casino, poi magari siccome a Trieste vicino c'è il mare si può fare qualcosina. Oh, bella raga. Ciao Diego. Oh, da. Bella raga. Bella. Bella. C'è Wobba Fett addosso? È Wobba Fett. Soldata. Non parla addosso, sembra Wobba Fett. Wow. No, è quella, eccola lì. Ah, Peppe bello, vai Peppe felice. Posso vedere la tua maglietta, Volpe, scusami. Lascio la Sailor Moon. Ah, invece quello va benissimo. Meglio. È bello. Meglio. Eccolo Wobba Fett. Diego, si parlava quale sarebbe? Quale superpotere vorresti, superpotere. Diego? E anche a Volpe che non c'era prima. Superpotere che vorrei poter mangiare tutto quello che cazzo mi pare senza avere problemi al fegato. Solo al fegato però, tutto il resto. Beh, basta un fegato bionico. Scusami, basta un fegato bionico per quello che ancora con questa storia. Sicuro. Fegato bionico. Che potere vuoi, Diego? Poter mangiare tutto quello che mi pare senza avere analisi del sangue sbagliate. Sballate. Ecco qui. Quindi un super metabolismo. Un sub. Sì. Volpe Masulla? Sì. Io invisibilità, senza dubbio. Vabbè, per quello perché ti può fare seghe, vabbè, però quello. No, fai anche da visibile. No, fa le seghe, però con dei soggetti RL, magari. Insomma. No, è quello perché no! Per rattusiare. Vabbè, Masulla. Dicevi? Calma, no, la gomitata, pericolosissimo. È invisibile. Eterna giovinezza. Maggiolini? No! Eterna giovinezza. Ah, eterna giovinezza. Con questo ma frame. Ma Mappez che non muove la bocca quando parla. Sì, ventriloco. Stranissimo. Ah, ventriloco. È un grande ventriloco. Il Mappez. È il suo attuale superpotere. Luca. Cioè... è il superpotere. Sì. Io c'ho la pedina sul fuoco, Ancora, mi sa che ormai ha preso fuoco la cucina. 2 ore è nera, è bruciata quella piedina, buttala. Come c'ha la pedina? La mia cena. È morta. Sta prendendo le tue abitudini, Diego.
Oggi ho dovuto sedare una lite tra elettricisti, uno dei momenti più bassi credo della mia vita. Ci tengo a fare gli auguri a tutti quelli che compiono gli anni oggi. Auguri. Ottimo. Auguri a tutti. Io faccio auguri a tutti gli elettricisti. Ma che è la radio regionale? Sì, se la Rai, Teleton. Sono da Gennaro. Vogliamo cantare tanti auguri. Perché stavano a litigare gli elettricisti? Voglio sapere adesso. Ah, è perché praticamente litigavano con chi sapeva montare meglio le luci di faretti nella sala del mio studio. E quindi uno era una gara? Sì, uno voleva montarlo, l'altro dicevano di no perché non era incapace e così via e così via. Bello, forte. Noi sono dovuto andare allo studio a dire una squadra. Sì, sono due o tre e poi c'era la tizia che mi ha venduto le luci che voleva darmi i suoi elettricisti perché secondo lei non li sapevano montare. E allora sono andato lì veramente a dire: oh raga, ma che cazzo fate? Cioè, veramente. E prima stavamo parlando di una cosa, Michele, importante, ovvero i superpoteri, vero? Oh! bravo, dai. Quale superpotere vorresti avere? No, vabbè, qui non c'entrava nulla qui, anche se implicito, però sto comunicando telepaticamente con voi, è tutto a posto. Perfetto. Il superpotere, ok, il controllo del tempo. No, perché puoi ficcare cazzo in bocca alle fie congelate? No, dai, Michele, no. Grande Michele, grandissimo Michele. No, ci sta. Non fermarlo. Michele, ma scusa. Di fermarlo. Inizialmente anch'io ero così, poi ho capito che è meglio l'invisibilità controllo per quelle cose lì. Ma andare avanti e indietro. Esatto. Soprattutto come indietro. L'hai capito, Volpe? Esatto. È uno studio che ho fatto. Sì, capito, ma poi ho capito, ma come? Però no, una volta ha provato e... Però Michele, se gli basta, scusami, l'invisibilità è perché evidentemente gli va bene anche che lo notino. Esatto. Scusami, il controllo del tempo poi ha delle conseguenze irreversibili. Il controllo del tempo, sentiamo. Sì, esatto, come farmi ottenere tutto ciò che desidero, quello è irreversibile, esatto. Però scusami Michele, cioè, come hai il controllo tempo della timeline? Aspetta Luca, non ho il controllo della timeline. Se hai il controllo del tempo puoi fare ciò che vuoi. Vabbè, puoi fare tre video al giorno. Cioè tu sviluppi nella tua linea temporale oppure ogni volta che avanzi indietreggi nel tempo ne crei di nuove? Questo non ho capito. Finché ho coscienza di quella in cui mi trovo, poco mi interessa se le altre vengono generate o si autodisintegrino. Ma scusa Michele, te quando blocchi... Stavo parlando... Michele, se bloccando il tempo, te invecchi oppure rimani congelato? Cioè, ti criogeni? È una domanda molto intelligente, ma se devo pensare di dover mettere punti caratteristiche e non abusare del potere... Cos'è quello? Angelo Masullo. Ah, un orologio di Giorgio. Ah, che controlla il tempo. Ah, cioè, ma io quando tu grazie. Vai ad esempio indietro nel tempo e fai qualcosa e poi torni da dove sei partito, le cose cambiano drasticamente. Ma infatti sarebbe un po' da evitare. Esatto. Ma scusa, potresti... ma tu torni anche indietro nel tempo, Michele? Lui tutto fa. Principalmente basta semplicemente andare indietro nel tempo di qualche ora, diventare multimiliardario e poi puoi anche relativamente smettere di usarlo al potere. Come diventeresti multimiliardario? Perché vuol dire che ci hai già pensato. Come faresti a diventare? Bloccando il tempo puoi andare in banca, rubi tutto e te ne vai. Non hai bisogno del tempo. Ragazzi, come ruba? Come ruba? Va in banca, blocchi il tempo e rubi. Come sì, rubi? Vabbè, ma poi finisci come jumper. Ma basta qualunque. Ma colpo la testa, la gente. Ingratte, vinci. No. Che sai che vince il Super Enalotto. I numeri del Super Enalotto. Ma sono più try per tornare ragazzi, indietro. Ragazzi, ma il Super Enalotto ci sta. Il Super Enalotto ci sta come trucchi. Vabbè, ma tutto questo potere per poi pensare ai soldi. No, i soldi infatti, sono a mean to an end. Nel senso, una volta che hai i soldi, poi hai il potere del tempo, i soldi per poter fare tutto il resto, fatta, diventi Cortex praticamente. Però se tu corri indietro nel tempo, Cortex tra tutti. Pensavo più Doctor Who, però vabbè, anche Cortex va bene. No, il British inglese, il British humor no. È che Michele, i beni materiali non te li porti dietro. Che fai? Tu puoi avere tutto con il controllo del tempo. Perché portarsi dietro
della pecunia. Cioè tu andresti indietro nel tempo una volta e poi rimane la tua timeline. Tecnicamente sarebbe la cosa più sana. Perché se poi vai a cambiare il tuo modus operandi, la vita e il tuo essere in base al potere del viaggio nel tempo, diventi un'altra cosa e rischi di distruggere tutto e diventare un villain. Diventi un dio. Esatto, Sì, esatto, è un po' eccessivo. È un po' eccessivo. Ma... anche perché è molto bello essere esseri umani. Avvicinarsi alla godhood non è una bella idea. Michele, tu vuoi rimanere un essere umano? No, ma perché? Cos'è? Con il viaggio nel tempo. Dio. È la giacchetta. È un gilet. Aspetta che lui viaggia nel tempo. Lui è il futuro, perché? Regà, lui è il futuro. Hai viaggiato una volta solo e poi si è fermato qui. Regà. Esatto, ce l'hai capito, ce l'hai capito. Qual era? C'era un cartone animato che guardavo, forse su Super 3, dove ci stavano sti tizi. Si fermava il tempo e poi andavano... Steve Sharks. No, è un episodio di Simpson dove Milhouse e Bart costruiscono la macchina del tempo. Il magico mondo di Paul. Il fantastico mondo di Paul. Fantastico, magico, Paul. Era Paul. Sì, sì, era quel maledetto. Mirmo. Porca non mia. È Mirmo. No, Mirmo no, ti prego, ti scontro. Mirmo no. Tutto bene, Dario? Sì, sì, stavo... No, perché sembro un cameriere inglese, cioè un maggiordomo inglese quando sto così. Ok, ok. Proprio... No, perché mi si allunga. Sì, 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 sì. Che cazzo è fatto a ricordartelo, Alfred, Michele? Alfred. Perché lui guardava... Lui si faceva le seghe sul landing di... Di chi era? Io me lo ricordo. Dai. Non lo ricordo. Mi, mi ha dato il nome. Lenzi la strega. Lenzi la strega. Lenzi la strega. Va bene, ragazzi. Allora, è venuto il momento dei saluti. Ringrazio Riso, ringrazio Chip, ringrazio Kirio, ringrazio Edo Rubino, Mangaka, ovviamente, che se n'è andato adesso. Ringrazio Masulo, Ciao. Caverna, Victor, Michele, Diego, Giovanni, per essere stati qui con noi. Fate a modino, comportatevi bene. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao ragazzi del Pavo. Ciao 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 ciao.